Vangelo di oggi ci racconta la storia del ricco Epulone, un uomo intontito dal piacere. Il comfort lo rende cieco ai bisogni del povero Lazzaro. Neanche si accorge della sua presenza davanti alla porta della sua casa. Quando si è intontiti, non si ascolta niente, non si capisce niente, si vive nella superficialità. Questo modo di vivere lo ha portato alla dannazione eterna. Il peccato più frequente non è quello di fare il male, ma di non fare il bene. Cosa possiamo dire di noi invece? Come viviamo noi la vita? Come ci accorgiamo noi delle persone bisognose che ci vivono accanto? Anche il nostro mondo è dominato da superficialità. Anche noi viviamo spensierati e cerchiamo le comodità e il comfort della vita. Se guardiamo la nostra società, vediamo tantissima gente attaccata al telefono, al telecomando. Vediamo persone tristi in cerca di un piacere passeggero che invece di dare gioia li rende ancora più disperati e bisognosi d'amore. Che cosa importa realmente nella vita? L'importante non è star bene, ma andare nella giusta direzione per essere veramente felici. La direzione giusta ce la dà l'amore. Chi ama non sbaglia mai la strada. Amiamo quindi tutte le persone che Dio mette sul nostro cammino. Facendo così, Dio ci premierà con la felicità, non solo quella terrena, ma anche quella eterna. Quali occasioni per fare il bene stai perdendo? Quali sono le cose che riempiono di più il tuo tempo libero?